Ciao a tutti, benvenuti sul canale, benvenuti a un nuovo video. Come vedete sotto nel titolo, oggi rispondo alle domande del tag Tutti pazzi per lo shopping. Questo tag l'ho visto per la prima volta sul canale di Serena, Sere Channel, e le domande invece le prendo dallo stesso tag fatto però da Stella Polare Girl. Lei lo ha pubblicato il 3 luglio 2015 e sotto nell'info box ha scritto le varie domande del tag, quindi le domande le prendo dal suo video. Sono 15 domande, vediamo di farlo velocemente. Prima domanda: quanto ti piace fare shopping da 1 a 10? 100. Facile. Seconda domanda: preferisci andare da solo o con qualcuno? Dipende. Ci sono delle volte in cui ho bisogno di fare shopping da sola, perché mi piace proprio concentrarmi, perché fare shopping con qualcuno vuol dire andare con Flavio, oppure andare con mia mamma, oppure andare con delle amiche, il che prevede ovviamente interagire e quindi stare lì, chiacchierare, giustamente. E può essere anche una distrazione. Tante volte a me capita di tornare negli stessi negozi che ho visto pochi giorni prima, appunto con un'amica oppure con mia mamma, perché avevo visto delle cose che mi interessavano e mi piacevano, poi però lì per lì non compravo perché mi distraevo, mi perdevo nelle chiacchiere e quant'altro. Allora, quando capita questo, io poi magari vado a fare shopping da sola. Quindi preferisci andare da solo o con qualcuno? Mi piace andare in giro per negozi con gli altri, però a volte mi capita di andarci apposta da sola perché voglio prendermi i miei tempi, voglio stare nel camerino a provarmi i vestiti tutto il tempo che mi pare e quindi preferisco andarci da sola. Un po' e un po'. Terza domanda: chiedi l'opinione degli altri prima di comprare qualcosa? Se ho qualcuno con me in quel momento è chiaro che chiedo l'opinione, altrimenti faccio di testa mia, ovviamente. 4. Siete informate sulle ultime tendenze o vi lasciate ispirare dal momento? Allora, sì, sono informata sulle ultime tendenze e mi lascio ispirare dalle mode del momento? Non su tutto, nel senso che poi ognuno di noi ha la propria fisicità, ha il proprio aspetto fisico e non necessariamente può essere valorizzato o valorizzabile da quello che va di moda in quel momento. In questo momento ci sono delle cose che vanno di moda che a me piacciono tantissimo, ma che banalmente non mi posso permettere, come determinati modelli di calzature che però ti tagliano un po' la gamba. Io sono già alta poco di mio, con quel tipo di scarpa là mi abbassi. Determinati tipi di gonne, determinati tipi di maglioni che magari a me piacciono tantissimo, ma che non mi stanno particolarmente bene, anche se mi piacciono e vanno molto di moda, io magari comunque non me li compro. Quindi seguo le mode per quanto vadano bene su di me. Per il resto mi piace, ma non lo acquisto. Domanda numero 5: fate acquisti compulsivi o le vostre scelte sono sempre ponderate? Allora, per motivi economici fondamentalmente faccio delle scelte ponderate. Per motivi economici ci sono dei periodi in cui non vado assolutamente per negozi perché magari non ho voglia di spendere. Generalmente questi periodi però poi sono seguiti da shopping compulsivo, da una che si è tenuta magari, no, nelle ultime settimane a non comprare nulla, poi la prima volta che va in giro per negozi si comprerebbe qualunque cosa e spende magari anche un po' di più. Quindi anche qua un po' e un po'. Domanda numero 6: qual è l'ultima cosa che hai comprato di cui ti sei pentita? L'ultima cosa che ho comprato di cui mi sono pentita. Ma oddio. Ma fondamentalmente non ho cose di cui mi sono pentita. Allora, ci sono un paio di maglioncini di una nota azienda, nota e costosa azienda, di cui mi sono pentita perché dopo il primo lavaggio erano già da buttare, rovinati, e quindi mi sono pentita magari in quel senso. C'è un vestitino carinissimo di H&M che ho comprato, anzi che mi sono fatta regalare dai miei genitori,
E che non è che me ne sono pentita perché mi piace tantissimo, però me ne sono pentita perché comunque è un vestitino particolare e non riesco ancora ad utilizzarlo. L'ho comprato diversi mesi fa e c'è ancora il cartellino attaccato sopra perché poi non ho avuto modo di utilizzarlo, non trovo l'occasione giusta. Allora in quel senso magari me ne sono pentita. Poi, domanda numero 7, ti sei mai pentita di non aver comprato qualcosa che avevi visto? Sì. Questo mi capita soprattutto nell'ambito delle calzature, delle scarpe, delle calzature, perché io porto un 36, che d'estate in realtà è un 35, cioè con la scarpa aperta mi serve la scarpa ancora un po' più piccolina, mentre con la scarpa chiusa anche un 36 va bene perché magari ci metti comunque la calza o comunque il calzettone che fa un po' spessore, quindi anche se il numero è leggermente grande, va bene lo stesso. In estate deve essere proprio un 35, altrimenti il piede altrimenti la scarpa è veramente troppo grande. E se io trovo la scarpa che mi piace del mio numero e non lo prendo immediatamente, va a finire che quando poi lo vado a comprare non trovo più il numero. Quindi sì, mi è capitato di essermi pentita per non aver comprato qualcosa che avevo visto. Domanda numero 8. Compri spesso capi d'abbigliamento di grandi firme? No, nel senso sono una che tende molto a mischiare. E quindi posso comprare qualche pezzo, qualche articolo della grande firma, però non ho un guardaroba da grandi firme, assolutamente no. Compro più spesso cose, diciamo low cost, H&M, Bershka, Stradivarius, Zara, però ecco, tendo a mischiare tantissimo. Mi capita di comprare anche al mercato, per dire, alle bancarelle del mercato, anche se anche lì, in realtà raramente ci riesco. Infatti invidio chi riesce a vestirsi al mercato perché io raramente trovo la cosa che mi piace o che mi convince, però di base sono una che mischia tantissimo. Diciamo che sulle grandi firme mi rivolgo alle grandi firme più per gli accessori. Ho un pallino per le borse e quelle sì, magari vado un pochettino più a cercarmi la borsa un po' più da grande firma. Mentre per l'abbigliamento molto molto di meno, anche perché le cose d'abbigliamento si possono rovinare con più facilità rispetto magari a una borsa o a una scarpa. Domanda numero 9, quali sono i tuoi negozi preferiti? Allora, a me piace tantissimo lo stile di Louis Jo, però non sempre compro perché a volte comunque sia i prezzi. Aspettate, vuoi salire su, Sayuri? Vieni, vieni. Vieni, vieni, no, vieni qua, vieni. Eccoci qua. Fammi fare questo tag al volo, lo facciamo insieme, patata. Lo facciamo insieme. Allora, quali sono i tuoi negozi preferiti? Appunto, ripeto, Louis Jo è un tipo di abbigliamento, è anche un tipo di taglio che mi piace abbastanza, sia per quanto riguarda i jeans, sia per quanto riguarda la maglieria, mi piace parecchio. Quindi vado spesso lì, vado spesso da Zara, vado spesso da H&M, perché poi mi piace anche comprare magari con un filino più di leggerezza, quindi magari rivolgendomi a negozi meno costosi, più low cost, posso magari comprare anche in modo più disinvolto, comprare facendomi meno problemi, ecco, mettiamola così. Altri negozi preferiti? Fatemi pensare. Questo per quanto riguarda l'abbigliamento, per quanto riguarda la profumeria, mi piace tantissimo Sephora o Sephora. E poi mi piace tantissimo acquistare online, quindi come negozi preferiti Ecoverde, Shop Salute. Mi sta squillando il telefono di casa. Aspettate. Ok. Poi, domanda numero 10. Vai spesso negli outlet? Sì e no, nel senso che qui a Roma Sud c'è l'outlet di Castel Romano, a Pomezia,
Diciamo che è un posto dove mi capita spesso perché a me mi piacciono più i centri commerciali all'aperto che non i centri commerciali al chiuso, che magari quando sono pomeriggianti mi mettono più ansia. E quindi magari in quell'outlet ci vado, ma perché non per il suo essere outlet, ma perché è comunque sia un posto all'aperto, i negozi ci sono e comunque pur essendo un outlet non è che compri cose rovinate, sì, magari sono delle stagioni precedenti, però ecco, non è un outlet nel senso di devi metterti lì proprio a cercare cose impolverate, non in quel senso. In quell'outlet lì ci vado. Perché comunque sia, tutto sommato è vicino casa, vai in direzione fuori Roma e per tanti versi è più semplice. Però non è che vado all'outlet con chissà quale criterio in più. Domanda numero 11: con che frequenza vai a fare shopping? Allora, fosse per me, e qui proprio la mia doppia personalità viene fuori, fosse per me io ci andrei tutti i giorni perché mi piace comprare. Ho tante cose che mi piacciono e poi perché a me piace molto cambiarmi spesso e volentieri, non vestirmi mai tutti i giorni uguale. Fosse per me un giorno mi vestirei da manager in carriera, il giorno dopo da donna super sportiva, il giorno dopo ancora da teenager, il giorno dopo ancora da quarantenne che va a fare la spesa. Cioè, fosse per me mi vestirei ogni giorno in un modo diverso. Quindi, fosse per me andrei tutti i giorni a fare shopping perché troverei sempre qualcosa che mi piace tanto da comprarlo. Però no, non vado tutti i giorni assolutamente. A volte ci sono dei periodi in cui passano settimane e settimane in cui non vado assolutamente in giro perché semplicemente non ho voglia di spendere soldi e quindi non vado per negozi perché se ci vado spendo. E quindi voi qua un po' e un po'. Domanda numero 12. Quando vai a fare shopping, vai solo nei negozi prefissati o fai un tour del centro città o del centro commerciale? Allora, tour, assolutamente. Io entro un po' dappertutto, guardo un po' tutto e generalmente il giorno che vado a fare shopping ci sto diverse ore, insomma, perdo parecchio tempo. E nel senso. Non è che mi faccio solo tutti i negozi di abbigliamento o solo tutti i negozi di scarpe. Io sono capace di andare per abbigliamento, per librerie, per profumerie, per erboristerie. Me le faccio tutti, nel senso tutti i tipi di marchi e tutti i tipi di negozi, proprio in senso assoluto. Sono capace di entrare anche dal calzolaio. Ecco, questo. Poi. Domanda numero 13, preferisci fare shopping al centro commerciale in città o al mercato? Ecco, questo l'ho già detto un pochettino prima. Quando vado a fare shopping vado per negozi. Il mercato di quartiere, sì, quando mi ricordo magari ci passo, però in realtà è sempre un po' una delusione perché poi alla fine raramente trovo qualcosa che mi piace. Per cui se esco a fare shopping, no, non vado al mercato ma vado per negozi. Quindi centro commerciale. Numero 14, compri riviste di moda? Se sì, quali? No, diciamo che intanto a casa di alcune aziende mi arrivano no, le brochure, i cataloghi. E quindi già lì vengo abbastanza soddisfatta. Le riviste che compro non sono delle vere e proprie riviste di moda, ma riviste un po' a 360 gradi, come Vanity Fair, che però non tratta soltanto di moda, cioè c'è la sezione moda, però c'è pure l'attualità e quant'altro. Quindi compro riviste di moda fondamentalmente direi di no, mi faccio bastare i cataloghi e sono più una che spulcia su internet in realtà, sui siti. Numero 15, tagga alcune persone con cui vorresti fare shopping. Allora, a me piacerebbe, tornando al discorso sul mercato, mi piacerebbe andare a fare shopping al mercato con Miss Gerberina e con Annalisa Superstar. Perché?
nei loro video vedo che loro al mercato riescono a fare veramente degli affari e io non ci riesco. Ragazze, portatemi con voi perché io non ci riesco proprio. Un'altra persona con cui mi piacerebbe andare per negozi è Lulaida. Cioè, ha un gusto, una raffinatezza, una ricercatezza unica nel suo genere. Quindi io taggerei loro tre. Decisamente sì. No, taggerei. Taggo loro tre. Pum. Va così. 15 minuti pure stavolta. Oh, niente, non riesco a fare video più corti e non mi sembra mai di dire chissà che cosa, però, Vabbè, a posto. Al prossimo video. Ciao, fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciatemi i commenti sotto il video. Ciao!